Ahwa ragazzi amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kiko e questo è un nuovo vlog. Bene ragazzi, come accennatovi nella scorsa live di Evil Within 2, oggi vi farò scegliere i famosi tre giochi, ma visto che il Lord con voi è buono e ci tiene la sua community di mega fan, oltre a portare tre giochi che saranno quelli principali, vi do la possibilità di scegliere altri tre giochi come secondari, così che io posso portare praticamente due giochi insieme, visto che adesso ne ho finiti parecchi che avevo iniziato e li ho finalmente finiti. Ho il canale un po' scarico e quindi dobbiamo buttarci come se non ci fosse un domani nel mondo dei videogame. Allora, innanzitutto c'ho qua la lista, ragazzi, non faccio finta perché io la memoria andiamo proprio su due binari diversi. Allora, come filone, diciamo, principale dei giochi che porterò, ve ne do tre praticamente. Allora, il primo Resident Evil, ma il primo però, non il secondo. Questo perché ve l'avevo già spiegato, visto che è un gioco a cui non ho mai giocato, nemmeno quando uscì negli anni 90, 2000, non so adesso quando ero uscito, comunque pressappoco in quegli anni io non avevo la PlayStation, quindi non ho potuto giocare nemmeno a casa di amici e quindi mi piacerebbe riportarlo con voi in questa nuova versione rimasterizzata e poi vediamo se passare al Resident Evil 2. Poi il secondo titolo che vi porto, ve ne avevo già parlato, è Pillars of Eternity 2. Non il primo, ragazzi, questo ho solo il secondo, non penso di fare il primo. Ed è un gioco di GDR, un po' in stile Neverwinter Night, insomma quei giochi lì dove hai la tua squadra, il tuo gruppo e vai avanti a uccidere mostri e cercare di potenziare tutto il gruppo per superare le difficoltà che crescono man mano. E potrebbe essere interessante, potrebbe essere una scelta molto interessante. Calcolate che sarà un gioco comunque molto lungo perché la storia, secondo me, è molto cicciosa. Poi, come terzo e ultimo gioco del filone principale, vi porto Batman Arkham Origin, che è un gioco che secondo me potrebbe essere interessante, un gioco d'azione in terza persona, quindi un po' tipo alla Resident Evil, alla Evil Within, quei giochi lì, però nel mondo ovviamente di Batman. Quindi anche questa secondo me potrebbe essere una scelta interessante. Passiamo invece al secondo filone, cioè il gioco che porterò insieme a uno di questi tre, che ovviamente dovrete scegliere voi. Allora, il primo è Bastion, che è un gioco platform, secondo me carino, con una grafica molto cartoon, c'è molta azione, almeno dai video che ho visto, e penso che possa essere una scelta molto valida come, diciamo, secondo gioco da portare insieme al primo. Poi il secondo gioco del secondo filone, ormai chiamiamolo così, secondo filone, è Rusty Lake Paradise. Se vedete sul mio canale trovate Rusty Lake Route e Rusty Lake Hotel. Questo è il terzo capitolo, penso che non abbiamo più fatti, almeno non sono andato più a spulciare nel sito dei creatori di questo gioco. Gioco molto strano, un puzzle game con misteri, una storia molto particolare. Potrebbe piacere. In tal caso, se non lo facciamo, se non lo scegliete adesso, comunque un gioco che vorrei portare comunque, perché visto che ho fatto gli altri due, sarebbe bello completare sta trilogia, insomma. E come ultimo gioco del secondo filone, ragazzi, vi do un PC Building Simulator, cioè gioco dove praticamente dovremmo prendere gli ordini dei clienti e creargli un computer, una specie di gestionale molto easy e senza, diciamo, senza arte né parte, però dato bene, insomma, ha avuto anche voti molto positivi su Steam. Quindi questi sono i tre del secondo filone.
Adesso l'unica roba che vi chiedo è, vi do un po' di giorni per decidere e poi scrivermi sotto nei commenti che gioco del primo filone volete tra Resident Evil, Pillars of Eternity 2 e Batman Arkham Origin, e che gioco volete abbinare a uno di questi tre come nel secondo filone, cioè Bastion, Rusty Paradise, Rusty Lake Paradise e PC Building Simulator. Ovviamente per ognuno di voi dovete appunto darmi uno dei tre titoli del primo filone e uno dei titoli del secondo filone. Ovviamente, come in tutte le votazioni, vince il gioco che prende voti più alti. Niente, sto spostando tutto. Quindi niente ragazzuoli, per quanto riguarda questo vlog è tutto, di novità al momento non ce ne sono, ma prometto che porterò più vlog per tenervi aggiornati. Spero anche di fare un po' di modifiche alla grafica del canale, ma magari ne parliamo appunto in un altro vlog. E niente, mi raccomando però, prima di andarvene iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto e soprattutto iscrivetevi ai social, perché è lì che poi metterò appunto i video che stanno per uscire, le live e quant'altro, le novità. Quindi niente, a questo punto non mi resta che salutarvi, restate come sempre sintonizzati e a Waragana!